Buongiorno a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Ecco a voi una serie di video tutorial ispirati alle star. La protagonista di oggi è Britney Spears e ringrazio la mia amica Donatella per essersi sottoposta a questa avventura. Dopo aver idratato il viso, stendo un primer levigante. Applico un primer occhi per far durare di più il make-up. Applico una matita nera su tutta la palpebra mobile, tralasciando una piccola parte all'inizio dell'occhio. Sfumo tutto con un pennellino piatto. Applico un ombretto nero opaco sulla matita. Con un marrone medio, do tridimensionalità allo smokey sfumando anche i bordi. Applico sotto l'arcata sopraccigliare un matitone rosa chiaro e lo sfumo. Applico il matitone anche sopra il sopracciglio per definirlo meglio. Sempre sotto l'arcata applico un pigmento panna con riflessi dorati. Applico un pigmento oro bagnato nella prima parte che avevo lasciato libera e sfumo per bene il pigmento con il nero. Applico la matita nera sotto la rima inferiore e la sfumo, sfissandola anche con l'ombretto nero. Applico l'eyeliner in gel nero nella rima inferiore e faccio strizzare l'occhio così, da farlo stampare anche nella rima interna superiore. Applico l'eyeliner anche sull'attaccatura delle ciglia superiori. Sfumo di nuovo il marrone medio nella piega e applico il pigmento oro all'inizio della rima inferiore dell'occhio. Correggo le occhiaie e i brufoletti più evidenti. Applico un mix di questi due fondotinta con un pennello kabuki. Adesso faccio chiaroscuri con due correttori, quindi metto in luce gli zigomi, naso e arco di Cupido. E metto in ombra
la parte subito sotto lo zigomo per metterlo in evidenza e le tempie per restringerle. Fisso tutto con una cipria trasparente. Applico un velo di fard seguendo l'ombra che ho ricreato precedentemente. Ed applico un illuminante. Ridefinisco le sopracciglia con la liner in cake, riproducendo anche i peletti mancanti. Contorno le labbra con una matita e le riempio con una tinta labbra. Applico un gloss pesca al di sopra per renderle più luminose. Pettino per bene i capelli e li divido in sezioni non troppo precise. Adesso passo la piastra alle onde su tutti i capelli. È tutto, spero che il video vi sia piaciuto, grazie per averlo visto, un bacione e alla prossima!